I ringraziamenti al professor Sciorci, l'Ateneo, per questa ospitalità. Cioè fare questi incontri, questi workshop, per dirla in maniera più semplice, è semplicemente una giornata di lavoro su un tema che ci investe direttamente e quotidianamente, perché l'impatto che ha questo argomento che cercheremo di trattare con tutte le dovute sfaccettature lo viviamo e lo misuriamo sostanzialmente e quotidianamente. E come tutte le cose, i problemi nascono e devono essere risolti, o meglio, per quello che si può risolvere, perché se no lamentarsi che fa caldo e che non si fa il latte, insomma, è abbastanza semplice. Le conoscenze ogni anno si aumentano sull'argomento e anche quelle che sono le soluzioni da adottare. E vi voglio spiegare un attimino questa diapositiva, anzi, se per cortesia si può spegnere questa fila di luci, ecco che la vediamo meglio. Allora, Ruminanzia è una rivista online. È nata, diciamo, per divertimento o per necessità, non lo so, comunque è nata un po' di tempo fa. Abbiamo recentemente messo questo playoff, libero confronto di idee, cioè che cosa significa? Lo vedrete anche in questo workshop. In questo workshop sia gli sponsor sia gli autori, compreso il professor Sciorci, cioè i relatori, sono comunque appartengono. Si identificano sostanzialmente in questa community di Ruminanzia. Quindi stiamo cercando di andare oltre il web magazine, quindi una rivista online, che è online per una questione di costi, perché le riviste su carta sono insostenibili come costi attualmente. Non a caso, diciamo, oggi chi è qui presente sia a sostenere questa iniziativa, quindi gli sponsor, ma anche gli autori, quindi Flamenbaum, il professor Sciorci, la clinica mobile di cui ci presenterà e io stesso, apparteniamo a questa community che condivide che cosa? Che noi, diciamo, ci condivide il fatto che da un confronto sereno, non ideologico, di idee nasce sostanzialmente uno sviluppo armonico e profittevole della nostra filiera, punto. Nessun'altra velleità, non ci sono crociate da fare, non ci sono lotte ideologiche, c'è semplicemente una filiera che può essere vista in difficoltà, ma per certi versi non lo è, quella del latte, ma che comunque ha la necessità di interrogarsi in un futuro che sta arrivando più rapidamente di quanto noi pensiamo e tanti sono i problemi da risolvere. Quindi detto questo, iniziamo. Lello, vado? Prima di introdurre la relazione del dottor Fantini, volevo leggere un brevissimo curriculum vitae. Il dottor Fantini, titolare dell'omonima Fantini Professional Advice, è uno specialista in Dairy Production Medicine. È docente al Master di secondo livello in Dairy Production Medicine della Facoltà di Veterinaria dell'Università di Perugia e svolge un'attività di divulgazione tecnico-scientifica e di aggiornamento professionale attraverso conferenze e seminari. Fin dall'inizio della sua attività ha prestato collaborazione all'AIA, all'APA di Bari, all'ARA Calabria, all'ARA Molise. Il dottor Fantini svolge inoltre attività giornalistica continuativa per le riviste L'Informatore Agrario, L'Allevatore, Professione Allevatore, Summa e L'Avvenire Agricolo. Peraltro il dottor Fantini è il presidente della Società Italiana di Buiatria. Il dottore ci parlerà del come prevenire la sindrome della bassa produzione di latte in autunno. E quindi lascio la parola al dottor Fantini. A te, Alessandro. Okay. Cerchiamo adesso di vedere questo. Vedremo il fatto che il titolo classico di questo incontro è lo stress da caldo. Però lo stress da caldo è un concetto ormai superato, perché vi vedremo adesso nel corso della mia relazione. Ci sono tutti i presupposti di dati e di fattori da far ritenere questa non solo una patologia della vacca da latte, perché stiamo parlando di vacche da latte, ma anche di altri ruminanti, ma una vera e propria sindrome proprio dalle sue caratteristiche plurifattoriali. Plurifattoriali vedremo che cosa significa. Che nel momento in cui all'interno di un allevamento si vogliono alleviare i danni derivanti da ciò, bisogna mettere in atto tutte quelle misure nei vari ambiti, genetica, ambiente, nutrizione, sanità e management, per aumentare la probabilità di ridurre il danno che questa condizione, diciamo, di disadattamento della vacca da latte a degli eventi climatici comporta.
Devo ringraziare l'AIA perché tramite i dati, l'elaborazione dei dati che sono stati fatti attraverso i controlli funzionali che in Italia rappresentano una fetta importante, le vacche iscritte ai controlli e quindi alla selezione genetica, siamo riusciti a capire se non era semplicemente l'impressione, cala il latte da quell'allevamento, non lo rifà in ottobre, o se era un problema oggettivo, e questo è stato possibile grazie al contributo dell'Associazione Italiana Allevatori. Questi sono i dati. Noi erano un po' di tempo che avevamo questa sensazione, però con le sensazioni non si fa nulla, che il problema del caldo, dello stress da caldo, o meglio di questa condizione climatica di cui oggi ne rappresenta lo showroom, perché un caldo come oggi, non si limitasse a far dei danni soltanto in piena estate, ma questi danni in qualche modo noi li continuavamo a subire fino all'autunno inoltrato. E questo però si vedeva magari nei singoli allevamenti, però dire ma sarà forse un problema di questo, sarà forse un problema dell'altro. Quando sono stati prodotti queste informazioni che adesso state vedendo questa tabella, ci siamo accorti che il problema è di ben altra portata. Voi vedete qui di fatto, aggregati, sono 600.000 record, cioè sono 600.000 rilevazioni individuali della razza frisona per 5 anni. Quindi sono un numero spaventoso di informazioni, sono 3 milioni di dati relativi alla quantità di latte individuale fatto dalle bovine di razza frisona tutti i mesi, che sono circa 10-11 i controlli funzionali. Quindi è un valore statistico impressionante. E voi vedete quello che si sospettava sostanzialmente c'è. Adesso non so se si vede il mouse qui. Si vede il mouse? Sì, ok. Noi vediamo, cioè questa è un po' la storia dei nostri allevamenti. Nei mesi primaverili, quindi gennaio, febbraio, marzo, aprile, voi vedete generalmente in primavera le produzioni pro capite degli allevamenti sono molto elevate. L'Italia supera abbondantemente come produzione pro capite i 30,5 kg, che è una produzione molto alta considerando un nucleo di selezione così grande come quello della frisona italiana. Per fare un ordine di paragone, è circa un terzo del nucleo di selezione negli Stati Uniti, quindi proporzionalmente al patrimonio è molto elevato. Quindi nei mesi sostanzialmente primaverili si osserva, e questi sono 5 anni consecutivi, questa produzione piuttosto elevata che in qualche modo, come dire, dà anche una falsa informazione, perché in allevamento si vede, aumenta la produzione, però aumentano i giorni di lattazione, che è la riga azzurra. Perché tipicamente nei mesi di aprile e di maggio i parti rallentano per poi avere, diciamo, la massima concentrazione dei parti, poi lo vedremo, nei mesi avanti. Per cui all'interno degli allevamenti si ha questa sorta di ipnosi per dire accidenti, ho azzeccato la migliore condizione perché nonostante stiano aumentando i giorni di lattazione sto facendo un mare di latte. E ogni anno è sempre di più, perché voi sapete la frisona di suo evolve del 2% all'anno il potenziale, quindi se io facevo 31 litri a maggio, che è il mese record, ne farò 31 più il 2% nell'anno successivo. Questo è il progresso sostanzialmente genetico. Quindi aumentano i giorni di lattazione, la produzione è elevata. Poi comincia ad arrivare maggio, comincia ad arrivare giugno, la produzione scende. Anche questo, diciamo, in qualche modo viene visto con non allarme all'interno degli allevamenti, cioè, beh, comincia a fare un po' più di caldo, i giorni di lattazione sono infiniti perché voi vedete si arriva sostanzialmente al mese di giugno ben oltre i 200 giorni di lattazione, e quindi anche qui si prende un po' sotto gamba questo fenomeno, perché ci sta, fa più caldo, aumentano i giorni, ci sta che non partoriscono in genere le vacche o ne partoriscono poche, si fa il latte. E poi arriva luglio, e poi arriva agosto, oggi siamo a luglio, quindi giorni lunghissimi, un caldo infernale, produzioni vedete che scendono repentinamente della colonnina. Agosto non lo guardate perché i controlli funzionali sono pochi, quindi questo dato è viziato, diciamo, dal campionamento, però poi ad un certo punto arriva settembre, le temperature sono più miti, ottobre ancora più miti, novembre ancora più miti, i giorni di lattazione scendono, si equiparano sostanzialmente quello di aprile e nelle stalle mancano 2/3/4 litri di latte. Perché? I giorni sono bassi, la temperatura è bassa,
i parti sono ripresi, perché non si fa il latte? E quindi che cosa succede? In questi mesi sostanzialmente, vedete, autunnali, poi questo poi lo vedremo, si ripete ossessivamente tutti gli anni, c'è un deficit produttivo nell'autunno, fino a inverno inoltrato, diminuiscono i ricavi, i costi sono sempre le stesse e all'interno degli allevamenti, quei margini che ci sono piuttosto risicati, comincia un po' uno stato di preoccupazione, perché le fatture sono sempre quelle di acquisto, ma quelle di vendita del latte sono sempre più basse. Poi questo dato è anche confermato da quello che succede, e lo vedremo dopo, a livello europeo, perché quello che è successo con il prezzo del latte spot in Europa in primavera, voi lo sapete, a un certo punto è crollato, poi non magicamente ma abbondantemente prevedibile visto il dato, adesso sta aumentando il prezzo del latte spot in tutta Europa e quindi a prescindere sostanzialmente di quelle che erano le alimentazioni di base, no? I paesi dell'erba sono tutta la fascia nord europea, quindi si collegava in un certo qual modo l'erba con la grande produzione del latte nel nord Europa, ma voi vedete che nei dati questo non c'è. Che c'era qualcosa che non va, già lo sospettavamo qualche anno fa. Questo è un dato della Florida, voi guardate la forma della curva, è identica. Questa è relativa solo alla Florida 2007, 2008, 2009, 2010, quando pubblicarono questo lavoro, che ci mise un po' in allarme, perché è la stessa identico andamento delle produzioni del latte in Italia. Allora ci siamo chiesti, visto che noi italiani ci piace denigrarci, sarà un problema nostro o sarà un problema anche di altri stati? Perché bisogna capire, prima di arrivare a dire è una sindrome, è un problema oggettivo. Quindi siamo noi negligenti? Beh, prima di arrivare a questo, vedete, il comportamento, questa è la suddivisione, sono gli stessi numeri, quindi gli stessi 5 anni, è la produzione, vedete, delle primipare, la colonnina azzurra, e questa è la produzione delle pluripare, nonostante un diverso andamento dei giorni di lattazione, perché quello delle primipare crolla di meno per motivi ovviamente comprensibili rispetto a quelle pluripare, ma vedete anche le primipare non fanno il latte in autunno e inverno, come le pluripare. E questo è il tormentone, vedete il partner, è una serpentina, sono estremamente sovrapponibili, difatti quando è stato fatto l'elaborazione un grafico si è sovrapposto sostanzialmente all'altro. Cosa è successo prima del 2013 lo vedremo, però sta di fatto che questa cosa ormai va avanti tutti gli anni. E questa è la distribuzione delle nascite, questi sono sempre quei numeri lì, sono sempre la frisona, voi vedete la distribuzione sostanzialmente dei parti, si hanno pochissimi parti quando si fa tanto latte, e questa è già una cosa apparentemente strana, quando ci sono i molti parti, perché i parti, vedete, tendono a concentrarsi nei mesi autunnali, quindi dopo estate, il picco dei parti in Italia sia al mese di ottobre, e la produzione non c'è. Ma lo fa solo la frisona? Guardate il confronto, sempre con gli stessi numeri e con gli stessi dati, bruna frisona pezzata rossa, sono abbondantemente sovrapponibili. Quindi c'è un problema più grosso di quello che risiede all'interno della razza frisona. Questa è l'Europa, guardate la forma della curva. Questo non è il latte pro capite europeo, questo è il latte consegnato in Europa a 28 paesi, perché c'era ancora l'Inghilterra, insomma, quindi siamo all'Europa a 28 paesi. Voi vedete, noi abbiamo registrato un aumento della produzione gennaio-aprile 2016 sul 2015 del 5-6%, questo è l'effetto, diciamo, del dopo regime quote latte, però questo è il dato reale, perché questo è il dato della Commissione europea, quindi il dato poi sul quale si fanno tutte le strategie europee, eccetera. Voi guardate però la forma della curva e guardate anche quando tutto l'andamento della superproduzione europea, del prezzo del latte spot, che ovviamente chi fa il prezzo del latte spot, o meglio delle borse, e chi decide in qualche modo il prezzo del latte in Europa, queste curve le ha probabilmente viste un po' prima di noi e quindi abbondantemente prevedibile. Vi ricordo che stiamo parlando di cosa succede sopra l'equatore, quindi siamo su questa parte dell'emisfero.
Gli Stati Uniti, guardate la forma della curva. Questo è il consegnato gennaio-marzo 2016 sul 2015, la produzione, vedete, negli Stati Uniti è aumentata fisiologicamente dell'1,7%, ma voi guardate la forma delle curve 2013 fino all'inizio del 2016, sono identiche. Quindi tutta la parte nord dell'equatore, quindi tutto l'emisfero boreale, sostanzialmente le curve di produzione del latte sono estremamente sovrapponibili. Ma a questo punto diciamo, ma sotto l'equatore che cosa succede? È allo specchio. Il picco produttivo in Australia e Nuova Zelanda, quindi paesi fortemente produttori, vedete c'è esattamente all'opposto, c'è nei mesi autunnali. Ed esattamente sono, le forme sono speculare. Quindi un effetto, diciamo, non climatico, ma un effetto di posizionamento nel mondo, quindi vedremo poi di fotoperiodo, probabilmente c'è. E noi dobbiamo trovare una soluzione. Perché non fanno il latte in autunno? Questo sempre un'elaborazione AIA, molto interessante, perché questo è già, perché siamo nella facoltà, in una facoltà, o meglio un dipartimento, anzi una facoltà, mi piace di più, di veterinaria, quindi noi dobbiamo fare una diagnosi, va bene, ma se la diagnosi non segue una terapia abbiamo perso del tempo. Nella fare diagnosi, perché non fanno il latte? Perché voi vedete, manca, questo avviene sia sulle primipare che le pluripare, nei mesi autunnali manca la percentuale di vacche che va sopra 40 litri. Questo è un dato importante, cioè si riduce la quantità di vacche, voi sapete nella Frisona il 40 litri rappresenta un parametro di controllo d'allevamento, mancano la percentuale di bovine che vanno sopra 40 litri, diminuisce percentualmente, vedete, fino a toccare punte del mese di ottobre del 15%, nel periodo considerato 2012-2015. Perché non fanno il picco? Perché voi sapete che ogni litro di più al picco sono 2,5 quintali di latte su un'intera lattazione, per questo noi non è che vogliamo fare i fenomeni per cercare il picco, perché ci serve per, diciamo, prevedere la produttività di questi animali. Da questi dati ci siamo, diciamo, presi l'arroganza di dire questa è una sindrome, questo è un problema che dobbiamo affrontare non semplicemente, e qui oggi abbiamo il guru del raffrescamento che è Flamenbaum, ma lui potrà affrontare un pezzo di questo problema, non sarà sufficiente solo questo, altrimenti non l'avremmo chiamata sindrome ma la stress da caldo, che è una delle tante patologie del metabolismo della vacca da latte sostanzialmente. Vi ricordo un concetto che è superfluo ricordarlo nella sede e dove siamo. La produzione di latte, perché di questo oggi stiamo parlando, è un carattere, è un fenotipo al quale concorrono una serie di fattori, di cui la genetica ha un peso rilevante, ma non oltre il 25%. Il resto dell'equazione, cioè il 75%, è la combinazione di fattori ambientali, questo è un ambiente, di fattori manageriali, noi, cioè l'uomo, l'allevatore, il veterinario, e chi ha il rapporto con gli animali, la nutrizione che ha un ruolo, esiste anche delle precauzioni di cui oggi non parleremo, nutrizionali quando fa caldo, ma anche la sanità. E vedremo perché la sanità, intesa come fattore in qualche modo che concorre a questo problema della produzione. Perché si fa poco latte? Io non vi so rispondere onestamente, ci stiamo scervellando, parlo al plurale perché questo è un problema di visto globale, quindi non è un problema sicuramente di Bari, della Puglia o piuttosto che dell'Italia. Sicuramente quello che abbiamo capito è che gli effetti si hanno sulla percentuale di vacche sopra 40 litri di razza frisona, chiaramente le altre razze hanno una definizione del picco più basso, per esempio la Bruna è 30 kg, la Jersey un po' meno, eccetera, eccetera. Non ha, dai dati che abbiamo osservato, alcun effetto sulla persistenza. Le persistenze di produzione, cioè la produzione di latte dopo il picco, quindi dopo i 100 giorni, fino ai 305 giorni, non è condizionata sostanzialmente in autunno. Sicuramente, ed è questo perché abbiamo chiesto a Flamenbaum il suo contributo, c'è un effetto del caldo sull'asciutta, che è un settore generalmente poco considerato
perché non c'è una misurazione diretta. Se io raffresco le vacche da latte, magari qualche cosina di latte la recupero, se raffresco le asciutte, avrò sprecato la corrente, cioè non c'è una causa-effetto, una relazione diretta, per cui nel gestire un budget si tende a non considerare le asciutte. Sicuramente c'è un effetto del sovraffollamento per la concentrazione dei parti in estate dovuta all'infertilità estiva, questo poi ne parleremo, perché se ho il blocco dei parti nei mesi di settembre e ottobre, ovviamente avrò le asciutte dei mesi estivi e le preparazioni al parto sovraffollate, perché io non conosco stalle non sovraffollate. Quelle non sovraffollate sono quelle che stanno in chiusura, che stanno vendendo gli animali, quindi poi, oppure quelli che sono molto ricchi, che si possono permettere delle stalle, diciamo, il cui numero di animali è proporzionato a quelli che sono presenti. C'è sicuramente, lo vedremo, un'alta incidenza, o meglio prevalenza, di malattie metaboliche in estate, in autunno. La chetosi ne è una, ma non è soltanto questa, ne parleremo di più perché abbiamo il dato. C'è un effetto del fotoperiodo sicuramente in asciutta, in lattazione, e questo mi fa paura a pronunciare questo termine, perché se questo fosse vero è una catastrofe genetica di dimensioni bibliche, perché significa che abbiamo annullato migliaia di anni di selezione massale negli allevamenti, perché a noi ci interessa che la vacca faccia il latte tutti i mesi e quindi partorisca tutti i mesi, perché tutti i mesi io lo devo vendere e non si può vivere, insomma. Noi non abbiamo la programmazione dei parti in Europa perché il prezzo del latte è differenziato. Quindi c'è questo effetto del fotoperiodo. Che qualcosa c'era, lo vedevamo, questo passaggio dal solstizio d'inverno, quindi del 21 di dicembre, il giorno corto, al solstizio d'estate, del 21 di giugno, il giorno lungo. Ad un certo punto qualcosa cambia, dal 21 di giugno a poi al 21 di dicembre capivamo che c'era qualcosa, che qualche relazione, che io non so ancora, però non posso dimostrare in nessun modo. Perché dico di catastrofe genetica? Perché voi sapete bene che il tutto nasce, cioè tutto questo discorso che stiamo facendo, nasce ovviamente dall'obiettivo di avere gli stessi parti, lo stesso numero di parti tutti i mesi. Perché lo stesso numero di parti tutti i mesi significa tenere i giorni di lattazione bassi e tenerli bassi per tutti i mesi dell'anno, questo è l'obiettivo. Più le vacche partoriscono e più fanno il latte. Noi non possiamo, a differenza degli Stati Uniti, utilizzare la somatotropina ricombinante, perché per noi fare il latte significa fare i parti, cioè noi facciamo i parti, poi il latte è una conseguenza, non è l'effetto diretto. Noi non ci possiamo far niente sulla produzione del latte. Il filtro fotoperiodo, nel momento in cui la bovina fa la ricognizione metabolica per prendere quella che si chiama la decisione di riprodursi, che prende la vacca e solo lei, non decidiamo noi quando si debba riprodurre una vacca, ma lo decide lei, c'è sicuramente il filtro fotoperiodo, che nelle specie, tra virgolette, non minori ma meno selezionate, come gli ovini e i bufalini, ha un effetto pesante. Questi sono animali poliestrali stagionali. Noi pensavamo che la vacca fosse un animale poliestrali annuali, però di fatto non lo è, perché nei grandi numeri questo non lo fa. Questa è una diapositiva che c'entra e non c'entra con la vacca da latte, dove voi vedete che la massima ciclicità, quindi la massima probabilità di avere poi un concepimento, si ha proprio nei mesi novembre, dicembre, gennaio e febbraio. Sono mesi in cui si sta passando dal solstizio d'inverno al solstizio d'estate, perché siamo, vedete, oltre, a cavallo. Qui c'è un effetto fotoperiodo, perché i giorni sono particolarmente corti, o meglio vanno verso il corto per poi riaumentare. Questa, diciamo, tra virgolette, programmazione dei parti che fanno le bovine è per avere i parti a luglio, i parti ad agosto, i parti a settembre, i parti ad ottobre. Questo non va bene per questa cosa qui. Cosa sappiamo? Cosa c'è di certo? Quindi cominciamo a spacchettare quell'equazione. Sindrome della bassa produzione di latte, fenotipo, uguale genotipo. Cominciamo a vedere i pezzetti, quello che si può capire. Poco, purtroppo. Noi sappiamo sicuramente che i giorni lunghi di lattazione, per la vacca giorno lungo significa i 16-18 ore di ora luce, quindi quando c'è la massima insolazione,
e quindi siamo nei mesi primaverili sostanzialmente, sono sicuramente favorevoli alla lattazione, perché l'effetto, diciamo, di fotoperiodi così lungo viene quantificato in circa 2,5 kg di latte, grosso modo il 10-15% della produzione, che è più o meno lo stesso effetto della somatotropina e lo stesso effetto per certi versi della terza mungitura, ovviamente non sommabili l'uno sull'altro. Queste sono le tre cose che fanno aumentare il latte nelle vacche: terza mungitura, giorno lungo e somatotropina, ovviamente dove si può utilizzare, cioè solo negli Stati Uniti praticamente. Perché questo? Perché i giorni lunghi, per esposizioni che devono essere di almeno 4 settimane, determinano un incremento dell'ormone IGF-1 da parte del fegato, che è il nostro ormone, cioè l'ormone che ci fa far tutto, ci fa fare il latte, la fertilità, eccetera, ma nella fattispecie, diciamo, aumenta l'attività delle cellule mammarie per un effetto prolungato su tutta la lattazione. Come anche certo è che i giorni corti in asciutta, cioè le 8 ore di luce, sono favorevoli nella lattazione successiva. Questo lo intuiamo, che le vacche che fanno l'asciutta, poi lo vedremo come è dato, nei giorni corti fanno più latte delle vacche che fanno l'asciutta nei giorni lunghi. Questi sono favorevoli alla lattazione successiva, c'è un'esposizione di almeno una sincronizzazione di almeno 35 giorni, esposta, vedete, una produzione anche sul picco di 3-4 kg di latte. Sono molto favorevoli negli ultimi 20 giorni alla crescita della mammella, c'è meno prolattina ma più recettori, diciamo, sulla mammella. La melatonina, che è l'ormone che ci accomuna col professor Sciorci, visto l'ora a cui ci telefoniamo la mattina, è segreta essenzialmente al buio, ci scherziamo sempre sulla melatonina, alle 6:15, che influenza la prolattina e l'IGF. Adesso, senza entrare nel dettaglio per non essere noiosi, c'è ovviamente un effetto del fotoperiodo tramite la melatonina che in qualche modo modula la secrezione della prolattina, col concetto che adesso, oggi, non è questo da approfondire, non c'è neanche il tempo, che più prolattina, meno recettori sui tessuti. Ce lo teniamo, diciamo, nel cassetto questo discorso. Questo è un lavoro che uscì nel 2000, interessante, che in qualche modo, come sempre fa la scienza, spiega fenomeni che empiricamente magari uno ha un pochino la voglia di osservarli, che in effetti i giorni corti in asciutta sono favorevoli alla lattazione. Il problema è che con questa situazione noi abbiamo la maggior parte dei parti, quindi quelli dei mesi autunnali, quelle vacche lì fanno l'asciutta nei giorni lunghi dell'estate. Questo è questa sincronizzazione dannosa per la nostra attività. La speranza è che comunque, questo è un ricordo, non c'entra nulla perché non c'è questo, che molte patologie della vacca da latte, e questo sta avvenendo con la selezione genomica, hanno un'ereditabilità, quindi non so quanto può essere l'ereditabilità della sensibilità al fotoperiodo, questo non lo so quantificare per mia ignoranza, però sicuramente con l'avvento della genomica, come sappiamo, che ne so, che le cisti ovariche hanno un'ereditabilità di 0,17, quindi piuttosto alta, o che ne so, la chetosi, piuttosto che, vedete, addirittura la dislocazione della boma, è una malattia da poter mettere in selezione se si fossero i dati rapidamente, quindi probabilmente negli anni che verranno verrà ripresa questa selezione. L'ambiente io non ne parlo, c'è Flammenbaum, sarebbe disonorevole parlarne, però volevo soltanto dirvi una cosa, vedete questa foto qui? Questa è una, vedete, c'è scritto Shanghai, stalla fortemente climatizzata. Questa è una stalla dove sono stati installati tutti i sistemi di climatizzazione che io pensavo forse in parte neanche esistessero. Questo cinese mi ha chiesto, dico, non lo deve chiedere a me, la vede la vacca che c'è dietro? Quello che lei ha montato non funziona, punto. Quindi non è spendere quello che significa climatizzare, per questo abbiamo invitato Flammenbaum. Qui c'era tutto che uno gli può venire in mente. Io la uso per fare gli incontri sullo stress da caldo, che siete così. 10.000 vacche in mungitura poi. Ok, andiamo avanti. L'ambiente, la precauzione, e Flammenbaum ne parlerà, ma non approfonditamente perché non c'è il tempo, è di, vista la situazione, prima di sterzare, è valutare con serenità
e con fattibilità, perché tutto è fattibile se si vuol fare, che il sovraffollamento e il caldo in asciutta e in preparazione al parto ha un effetto devastante, soprattutto su alcune patologie metaboliche tipo la chetosi e non solo. A volte la buona volontà di un filo elettrico o piuttosto che un recinto, come stanno facendo molti allevamenti, che non è che puoi rifare il capannone, a volte risolve un problema. E la vacca non tollera più in nessun modo questo tipo di situazione. E in questo momento io le stalle le giro, i gruppi d'asciutta di preparazione al parto sono sovraffollati. Poi che succede? Si spostano le vacche in preparazione, ma lo vedremo dopo. Il clima è cambiato, ce ne dobbiamo fare una ragione. Non possiamo fare come il prezzo del latte. Quando riaumenterà il prezzo del latte risolveremo i problemi. Non lo so se aumenterà il prezzo del latte, ma sicuramente il clima è cambiato. Guardate l'andamento dal 1800 al 2000 sulle temperature estive. Non la commento neanche. 1800, 2000, quasi sì, 2015, marzo. Guardate l'andamento delle temperature minime, che sono quelle che danno molto fastidio alle vacche da latte, più che le massime. E quindi credo che qualcosa bisogna di un pochino più incisivo fare. Ok. Altro pezzetto dell'equazione, la sanità. Quali sono le malattie metaboliche che sicuramente concorrono come fattori eziologici, ma soprattutto di rischio della sindrome della bassa produzione in autunno? Sicuramente la chetosi, sicuramente l'acidosi ruminale, sicuramente l'infertilità, o meglio l'altra sindrome, la sindrome della subfertilità, anch'essa patologia tipicamente plurifattoriale, e sicuramente le malattie della mammella. Cosa c'entra la malattia della mammella? Vedremo adesso questo. Cominciamo rapidamente con un ricordo breve. Quando noi affrontiamo il tema delle malattie della mammella e della sindrome della subfertilità, ricordiamoci che anche qui l'approccio olistico è diventato per noi ineludibile, nel senso che non posso lavorare in un allevamento sulla ciste ovarica piuttosto che sullo stress da caldo. La concatenazione di fattori eziologici e di rischio sono molto legate. Io avrò un fallimento se farò soltanto un'attività sulla chetosi piuttosto che sulla dislocazione, perché la concatenazione, se non è il tempo, semplicemente per farvi vedere la ragnatela è pesantemente, per cui se devo mettere mani a una cosa purtroppo devo mettere mani a tutto, se no non ho successo poi terapeutico o profilattico dell'attività che si sta facendo. La chetosi. La chetosi, diciamo, è la malattia più facile da gestire per due motivi. Primo, perché le stalle iscritte ai controlli funzionali hanno per tutti i mesi, per tutte le vacche, il dato sia di rischio che di diagnostica. Ci sono molte associazioni allevatori, non so qui in Puglia perché ho perso un po' il filo, che restituiscono agli allevatori tutti i mesi l'analisi del latte fatta con le tecnologie queste della Fourier modificata del beta-idrossibutirrato, per cui si sa per tutti i mesi qual è l'incidenza effettivamente della chetosi. Però per quelli che non lo fanno, noi sappiamo che esiste come fattore di rischio non altissima sensibilità e specificità, però il rapporto grasso-proteine individuali sopra 1,4 è un fattore di rischio di chetosi, per cui la posso, diciamo, verificare se le misure messe in atto possono essere più o meno efficaci. Quando andare a capire se è la chetosi quella che taglia il picco di lattazione oppure le patologie metaboliche ad essa correlata? La chetosi, vedete, le prevalenze sono in funzione dei giorni di lattazione, più siamo vicini al parto e maggiore è la prevalenza della chetosi su clinica. È inutile andare a cercare e dire che non si ha la chetosi già a 15 giorni dopo il parto, perché vedete le prevalenze sono risibili, sono valori inferiori. E questo vedete, queste sono le vacche di primo parto, questo è l'andamento, diciamo, e la concentrazione di beta-idrossibutirrato nel latte in funzione dei giorni di lattazione. Quindi più ci allontaniamo dai giorni e più questa diminuisce la prevalenza. Ok, andiamo veloce che la sappiamo. Esiste una correlazione, voi sapete la chetosi è una malattia strana, perché cioè, non c'è un on-off come la luce, spenta accesa. La chetosi è, diciamo, esibisce una sintomatologia per lo più subclinica,
a mano che è una serie di cose, tra virgolette, che non ci piacciono, a mano che aumentano i corpi chetonici nel sangue e poi quindi nel latte. Sì, esiste degli spartiacque della chetosi subclinica, della chetosi clinica, però diciamo, vedete, la concentrazione di beta idrossibutirrate nel latte a mano che aumenta diminuisce sostanzialmente la produzione prevista di latte per bovina. Esiste questo, perché i corpi chetonici non sono un problema, anzi sono un'opportunità per la vacca da latte, però come si dice dalla città da dove vengo io, il troppo stroppia, questa è la chetosi, cioè tenere sotto controllo questo aspetto e nei giorni giusti. È inutile fare i test a 10-15 giorni, quello non, dà delle prevalenze risibili, non, si perde dei soldi con i kit piuttosto che le analisi fatte nel latte. Perché la chetosi? Perché la chetosi sappiamo essere legata direttamente con la produzione. 250 litri di latte, ricordiamoci questo numero, c'è un impatto sulla fertilità e la fertilità, ripeto, per noi è un'ossessione perché è il motore della stalla, il motore dei parti, è il motore del latte sostanzialmente. Ma la chetosi in sé può essere importante perché comunque, ricordatevi la ragnatela di prima, è un fattore di rischio, ma anche pesante per le altre patologie. Per la forma clinica aumenta il rischio di 5,5 volte, per la dislocazione di 3,5, ma per tante altre cose, per la zoppia, vedete anche il raddoppio delle cellule somatiche, è forse l'unico legame certo e dimostrato del metabolismo con le cellule somatiche, non l'eccesso di soia della razione. Quello che ci diciamo, vedete, qui siamo come Sherlock Holmes, no? Perché questa sindrome è un giallo alla fine, però i dati tornano, gli indizi portano a dire qual è il colpevole, io non lo so ancora, ovviamente, però ecco, è il confronto di idee, di ruminanzia, no? Quindi ognuno ci mette su, l'accademia, i tecnici, gli allevatori, c'è un contributo di tutti, però voi vedete che i dati tornano, perché sicuramente la chetosi, voi vedete, taglia il picco, accidenti al mouse, del 7%. Un taglio del picco del 7%, se ammettiamo il picco lo fanno a 40 litri, fate poi il 7% di 40, ogni chilo in meno al picco, vedete che con meno quei 2,5 quintali tornano, considerando che comunque non è soltanto lei il capro espiatorio, ma guardate l'effetto delle metriti puerperali, addirittura alla produzione a 60 giorni, quindi stiamo parlando della metrite del puerperio, guardate le distocie addirittura, che è la malattia più precoce ovviamente, perché è il parto, vedete impatta fino al, 30, al primo mese di lattazione, ognuna taglia, guardate la dislocazione arriva a dare danni, qui dislocazione ovviamente trattata, arriva a dare danni, cioè un 16% in meno di latte fino a pieno picco, quindi ormai le frisone il picco non lo fanno più a 40 giorni, ma l'hanno spostata a 90-100 giorni, questo dei dati, per casualità, forse per selezione massale, cioè non andavano avanti quelle che facevano dei picchi troppo anticipati. Quindi noi abbiamo questo, io vi consiglio per quelle iscritte seguite l'andamento di questo biomarker, cioè il rapporto grasso-proteine se non si ha il beta-idrossibutirrato restituito, oltre ovviamente a quello che si fa in azienda, eccetera. Questo è un esempio diciamo, di un sintetico collettivo di AIA dove si fa questo tipo di determinazione tutti i mesi per tutte le vacche nei primi 70 giorni di lattazione. È un arco temporale ancora troppo largo, però voi sapete i tempi del pubblico sono più lenti dei tempi del privato. Questo qui è stato validato da Israele, questo è un dato di Odernir del 2012, purtroppo mai pubblicato, dove è stata fatta, vedete, una correlazione fra chetosi misurata chiaramente e il rapporto grasso-proteine, voi vedete nei 9.679 eventi chetotici di 42.355 lattazione, queste vacche effettivamente avevano più grasso nel latte, non in interlattazione, nell'inizio della lattazione, e le proteine basse, facendo il dovuto rapporto, è il rapporto 1.4 se non oltre. È chiaro questo concetto? Quindi questo biomarker a bassa sensibilità e specificità, siamo a 50-50, a noi va bene perché un accendino se qui spendiamo fa luce più di una foto elettrica in pieno sole, però comunque è spendibile perché questa è una validazione. È stato validato anche relativamente all'impatto che ha
Silla chetosi, ma anche solo il suo fattore di rischio, rapporto grasso-proteine sopra un N4, sempre in Israele, sempre lo stesso lavoro, su un numero piuttosto elevato di animali, sono 160.000 vacche, e voi vedete taglia di 148 kg la produzione di latte. E quindi, ok, va bene. Poi queste diapo stanno sul sito della società di Buiatria, quindi ve le potete, comprese quelle di Flamenbaum, ve le potete scaricare, eccetera, eccetera. Qual è la situazione, però torniamo a quello che avviene in Italia. Allora, questa è l'analisi fatta, diciamo, da quei dati, sempre con quei numeri così alti, relativamente al grasso basso, sempre delle vacche fresche, e relativamente al grasso alto. Voi sapete, questo vi prego attenzione su questa cosa, perché sennò facciamo un gran casino, scusate l'espressione poco accademica. Una volta, quando io e il professor Sciocci eravamo giovani, si diceva, dicasi acidosi ruminale quando il grasso del latte si abbassa e quindi ha un rapporto grasso-proteine inverso sia sul latte di massa e sia sul latte individuale. La genetica nel frattempo, che spiazza tutte le carte, ha cambiato le carte in regola. Oggi le frisone moderne, cioè tutte, e non so da quanti anni, che ormai 5-6 anni, a volte capita di vedere le acidosi cliniche individuali, quindi cliniche, vuol dire, insomma, zoppe, diarrea, chi più ne ha più ne metta, con 4,5 di grasso. Non è sbagliata l'analisi. Quelle sono vacche che, pur di fare il latte, utilizzano le riserve corporee con dimagramenti che a volte sono dell'ordine di 3 kg al giorno. Voi sapete che la mammella è un aspirapolvere, se trova degli acidi grassi non esterificati nel sangue, neanche glieli fa rivedere e li incorpora. Quindi le vacche frisone fresche con più di 4,8% di grasso sono vacche che stanno dimagrendo, quindi ha un biomarker più sensibile del BCS, che è lungo nella sua rilevazione, come lo sono i singoli acidi grassi che prima o poi, ma già ci sono a disposizione con queste curve di Fourier, poter dividere grassi corporei e grassi ruminali nel latte individuale delle vacche fresche. Voi vedete, detto questo, che nei mesi, diciamo, autunnali la percentuale di grasso di vacche sopra il 4,8, questo è un cutoff ritenuto fattore di rischio, vedete aumenta. Però non è questo di cui volevo parlare, ma del fattore di rischio, che è la colonnina più chiara. Vedete come coincide il dato poche vacche sopra 40 litri in autunno con l'aumento della percentuale di bovine, colonnina chiara, nei mesi autunnali. Non so se è chiaro questo concetto. Quindi nei mesi autunnali aumenta la percentuale di bovine che hanno un rischio, questa non è diagnostica, di avere una chetosi subclinica in autunno, quando l'ingestione torna normale e le temperature tornano normali e i giorni di lattazione normale. Quindi c'è un effetto tsunami alla fine dell'estate. Mi spiego su questo? Sappiamo anche il dato, Lombardia, non perché siano migliori gli allevamenti lombardi degli allevatori pugliesi, è perché il dato è raccolto da tempo. Voi vedete che effettivamente il rapporto grasso-proteine suddiviso per giorni di lattazione, come abbiamo visto il dato israeliano, segue sostanzialmente la prevalenza della chetosi subclinica. Nei giorni vicino al parto, più siamo vicini al parto, più aumenta la percentuale di vacche con un rapporto grasso-proteine, cioè che fanno tanto grasso perché dimagriscono e poche proteine perché manca la benzina, e questa, vedrete, questa curva, se noi la incrociamo con il beta-tubulossi-butirrato, sono sostanzialmente molto sovrapponibili. Questo è un suggerimento economico, perché certo, se voi ve le fate con le cartine tutte le vacche, tutti i primi 10 giorni dopo il parto, siete degli eroi, e sicuramente beccare una subclinica chetosi si fa, ma non è soltanto questo, perché c'è comunque un dato da utilizzare. Ok, andiamo avanti, abbiamo un quarto d'ora ancora. Andiamo adesso in alcuni dettagli, questi sono, ma ve li vedete sul sito, vedete come sono legati, questa è la Lombardia, beta-idrossi-butirrato, è lo stesso dato israeliano, sovrapponibile, anche perché le frisone sono uguali. Quindi, come si previene questa situazione? Ma si previene, e non ve lo sto neanche a dire perché avrete sentito 8.000 workshop sull'argomento, è semplicemente con la disciplina, sapendo che cosa
quale, diciamo, disagio ha una bovina in asciutta in preparazione al parto, e mettere in atto, non trascurare, tutte le migliori conoscenze relativamente alle buone pratiche di gestione delle vacche in asciutta, che sono spazio, raffrescamento e spazio. Poi l'alimentazione va bene, ma non è così importante. E poi c'è l'acqua da bere. L'altra patologia, importante tanto quanto l'achetosi, è l'acidosi ruminale. L'acidosi ruminale è la nostra triste compagna, perché chiaramente quando si fa il latte si deve viaggiare in bilico con l'acidosi, se no il latte non si fa. Perché non è che non si faccia il latte, non si fa l'allevamento della vacca da latte. La nostra abilità è sapere, è come il paracadute quando uno si butta dall'aereo. La bravura, io non mi ci butterei mai ovviamente, ma non credo sia aprire il paracadute quando si apre il portellone. Un bravo paracadutista credo sia quello che l'apre per ultimo il paracadute. E lo stesso è l'acidosi. Rappresenta quello spartiacque oltre il quale non ci si può andare. C'è un off limits, ma sicuramente non si può essere così prudenti da tenersi troppi margini di sicurezza, perché non è che non si fa il latte, non si fa poi la fertilità, perché le vacche sono in bilancio energetico negativo ed è il rumine che produce nutrimenti per la vacca da latte, non è la razione alimentare. Senza arrivare ovviamente alle acidosi cliniche, queste sono tre esibizioni, questa è, vabbè, che quando si arriva qui siamo arrivati a game over, è uscito scritto sulla vacca, però questa per esempio sono vacche che ci stanno dicendo sono in acidosi perché si stanno mangiando la terra all'uscita della sala di mungitura. Queste sono vacche che vivono costantemente con la testa ficcata nella vaschetta del bicarbonato, diciamo questi sono dei sintomi lievi ma sufficienti prima di arrivare qua. La raccomandazione che vi do, quando si arriva in autunno scatta il panico, ma come? Ad agosto facevano 30 litri di latte, passatemi il termine, facevo un caldo boia, non partorivo una vacca, adesso siamo in autunno, fa fresco, i giorni sono e il latte si fa, mi mancano 3 litri, quindi è colpa del mangime, è colpa dell'alimentarista, è colpa di non so, è sempre la colpa di qualcuno. Allora, quando si hanno i nervi saldi, questa cosa va affrontata con la testa e ognuno si prende le sue colpe, perché fino a prova contraria, almeno nel diritto europeo, si è tutti colpevoli fino a prova contraria, è l'avviso di garanzia sostanzialmente. Ma tentare di opporsi con la razione alimentare al calo di produzione di latte in autunno è farsi del male, ve lo dico questo perché ogni anno è questa nenia, perché tanto non c'è niente da fare. Se uno vuole produrre il latte in autunno ci doveva pensare a maggio, già siamo arrivati lunghi. I danni di adesso noi li possiamo mitigare lì. Perché che cosa fa il nutrizionista in pratica? Quando è preso dal panico, che giustamente non si fa il latte, e cosa fa? Abbasserà il pH ruminale, cercherà di far produrre più acido propionico possibile nel rumine, aumentando gli amidi, cercando questo si scivola facilmente nell'acidosi ruminale con la quale già stavamo convivendo. E quali sono i due rischi, senza che vi tedio con l'acidosi che la conoscete meglio di me? Uno è le laminiti, tanto è vero, io non ho il dato, spero di averlo a breve, in autunno c'è un picco di incidenza delle zoppie, me lo dicono i colleghi podologi che magari in primavera se ne vanno in vacanza e in autunno non danno i resti per seguire le stalle, perché il picco di incidenza delle laminiti, intendo non dermatiti, è tipicamente in autunno. L'altro motivo ovviamente è che molte stalle le vacche passano l'estate in piedi, quindi c'è un problema meccanico, però molto spesso sono gli accanimenti nutrizionali, diciamo, di fine estate e inizi d'autunno. L'altro tema che è abbastanza sottile, io questo mi preoccupa molto sinceramente, derivante dalla laminite, è l'endotossicosi, cioè il fatto che quando si abbassano i pH ruminali in quelle maniere, un po' garibaldine, magari abbassando anche le proteine della razione, ma questa è un'altra storia, cominciano a morire i batteri gram negativi nel rumine. Quando muoiono i batteri gram negativi è una cosa terribile per gli animali, perché la vacca non lo sa se che vengono dal rumine, vengono dalla mammella, vengono dalla metrite puerperale o che ne so, dalla cistite o di dove diavolo vengono. Per lei ci sono endotossine che passano da questi distretti in circolo. Questo passaggio di endotossine in circolo, ve la faccio romanzata e breve perché il tempo si compie, come si dice, hanno un effetto devastante. Perché? E ci arriviamo. Perché sì,
Perché il problema qual è? Voi lo sapete. Quando nel sangue arrivano queste lipopolisaccaridi, queste endotossine, la vacca sa che c'è un'infezione a grammi negativi da qualche parte. Non lo sa che magari c'è l'imperizia o c'è un'acidosi ruminale. Lei non sa dove vengono, c'è mica il passaporto o il trattato di Schengen. Lei quando sente le endotossine del sangue, queste vengono intercettate dai macrofagi, le cellule del Kupffer, insomma dei monociti. Questo comporta una produzione di citochine pro-infiammatorie, soprattutto l'interleuchina 6 e il TNF-alfa. Queste citochine che cosa fanno? Vanno a settare il metabolismo in funzione di una battaglia contro dei grammi negativi, che non si sa dove sono. E cosa si fa? È come, non so chi di voi ha fatto il militare, è come quando prima di far la guerra si sistema la logistica, le vettovaglie, le infermerie, eccetera, la stessa cosa. La vacca comincia a mettere su delle risorse nutritive che serviranno soprattutto ai polimorfonucleati, quindi il sistema immunitario innato, per poter fare quelle imponenti divisioni cellulari e la loro attività di fagocitosi e bla bla bla. E per far questo ci vuole glucosio, ci vuole glutamina, cioè il sistema immunitario non è mica facile governarlo, è più facile fare una razione a una vacca da latte che a un sistema immunitario cellulomediato. Per cui vengono messi in atto dei sistemi e guarda cosa, qual è il primo che fa? Cerca di sospendere quella che è una funzione metabolica non indispensabile. E qual è? È la riproduzione. La riproduzione è sempre in coda. Metto famiglia quando ho un buono stipendio. Questo lo fa anche la vacca da latte. Allora che succede? Io ho voluto in estate, perché le diagnosi continuano a essere negative di gravidanza, negativa, negativa, diagnosi di settembre, di ottobre, aumento questa famosa energia della razione attraverso che cosa? Gli amidi, perché è la forma più economica, creo delle endotossicosi, le citochine proinfiammatorie vanno sia a livello ipotalamico che a livello ipofisario, o un blocco totale del GNRH o un blocco light dell'LH, sta di fatto che io peggioro col tentativo di aumentare l'energia della razione ulteriormente la riproduzione e quindi contribuisco a riprogrammare i parti in estate. Non so se mi seguite su questo. Quindi bisogna stare tranquilli, il danno è fatto in autunno, le colpe ognuno se le prende, ma non ci sono ovviamente colpe, ci si pensa poi nella primavera dell'anno successivo. Cellule somatiche, cosa c'entrano le cellule somatiche con la sindrome della bassa produzione in autunno? E c'entrano, perché c'entrano? Questo è l'andamento, vedete, le cellule somatiche, sempre quei milioni di record dell'AIA, queste non sono i campioni di massa, queste sono le cellule vacca per vacca della razza frisona. Voi vedete, c'è un picco di incidenza, ma questo lo sapete chi alleva le vacche e chi le segue, che c'è un aumento di incidenza delle cellule vacche con cellule somatiche nei mesi estivi per tutta una serie di motivi che noi conosciamo perfettamente. Ma cosa ci azzeccano le cellule somatiche alias le mastiti, e siano esse cliniche o subcliniche, con la sindrome della bassa produzione in autunno? Con queste tre mantra che adesso vi leggo: il tasso di gravidanza si riduce del 10% se le cellule somatiche del latte tra 0 e 4 settimane prima delle inseminazioni sono maggiori di 200.000. Le mastiti cliniche durante un periodo di 14 giorni prima e 35 giorni dopo l'inseminazione riducono la probabilità di concepimento. Durante le mastiti da gram negativi, nei 14 giorni antecedenti la fecondazione, il tasso di concepimento si riduce del 32%. Per cui in estate, oltre quello che abbiamo detto e diremo, l'innalzamento delle cellule ad espressione delle mastiti, che le cellule sono mastiti sostanzialmente, diminuisce la probabilità di concepimento in estate. Perché noi abbiamo bisogno che queste benedette nostre vacche siano gravide a luglio, agosto, anzi giugno, luglio, agosto, per avere i parti poi anticipati e uscire da questo incubo della sindrome della bassa produzione in autunno. Quello che vi consiglio di seguire negli allevamenti per valutare l'efficacia non è tanto le cellule somatiche in quanto tali, e sicuramente no quelle del campione di massa, perché il campione di massa, voi sapete, lascia il tempo che trova, poi vi faccio vedere perché. Ma qual è la percentuale di vacche
che in allevamento va sopra le 200.000. Lo spartiacque è 200.000, sotto 200.000 mammelle sane, o meglio il quarto, sopra 200.000 è ammalato. Non c'è disputa a livello scientifico su questo. È un on-off. È come il betetrossibutirrato e come tante altri parametri di biochimica clinica. Vedete, l'andamento anche qui è ossessivo. Queste sono quattro regioni che ho preso a caso, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio e Puglia, sono le media delle cellule somatiche individuali, non ci sono primi della classe in Italia, è un problema globale, però in Puglia vi raccomando un po' d'attenzione perché guardate qui. Quando va bene siamo a 490.000, quindi questo merita. Se si deve eliminare il problema della bassa produzione in autunno e comunque consegnare il latte nelle norme di legge, perché il campione di massa? Non la prendete che sto facendo polemica, perché in genere quando questa metto diapositiva al nord mi azzannano, non voglio dire nulla, però noi siamo tecnici, noi non abbiamo un'anima, noi dobbiamo vedere i dati, perché se ci metti l'anima fai le lotte ideologiche. Questi sono i campioni di massa dell'Istituto Zoofilattico della Lombardia ed Emilia. Qui stiamo parlando del 75% delle vacche italiane. C'è in Italia il problema di cellule somatiche, secondo voi? Il campione di massa è un adempimento di legge, è un sistema per trattare i pagamenti di qualità. Non è sicuramente uno strumento, perché ovviamente se io fossi un allevatore, le 10 vacche con 10 milioni di cellule, io nel tank ce le metto, Ma questo non è frodare la legge. Quindi seguiamo le cellule individuali. Se no, il problema, perché se no qui viene uno del Ministero e dice ma allora di che state parlando? Il problema c'è. La Lombardia e l'Emilia sta a 250 e 300 mila. Questo è il 75% delle vacche italiane. Poi avete visto il dato precedente della Lombardia, che è sicuramente un pochino differente, e dell'Emilia, che sono le due aree di competenza. Non so se le leggete, ma la Lombardia va per 1, 2, 3, 4, 5 mesi l'anno sopra alle 400.000, quindi sul limite diciamo di legge, eccetera. Ma non è polemica, è semplicemente che è un problema da risolvere. Pensiamo positivo però, dobbiamo dare una speranza agli allevatori presenti, ma anche a noi, no? Non moriremo di cellule somatiche. Questo è un altro bel dato che avrete sempre di chi ha iscritto, che è il tasso di guarigione in asciutta. Voi vedete che è il GG++. Queste sono le vacche che nel passare dall'ultimo controllo funzionale della lattazione precedente al primo migliorano le cellule somatiche. Voi vedete un bel 25%, che non è un brutto dato. Se lo sommiamo con quelle che non hanno il problema, la colonnina ok, che è il 45%, qual è il problema? È che il problema è il gioco dell'oca, perché tante ne guariscono e tante si rinfettano in asciutta. Quindi con un po' di buona volontà si può lavorare sulle cellule somatiche, perché se c'è il tasso di guarigione. Siamo per finire, così rispetteremo gli orari. Ok, andiamo avanti, vediamo una cosa importante. Il management. Ovviamente bisogna mettere in estate, questo incontro purtroppo è starato con i tempi, ma è per mia colpa, questa andava fatta ad aprile, maggio, bisogna pensare a come gestire la sindrome della subfertilità estiva, perché voi vedete adesso cominciano i fallimenti sia sul comportamento estrale e sia sulle, non le diagnosi di gravidanza, perché ci saranno, ma comincia il rallentamento. Le vacche, si dice in gergo, fanno i calori silenti, che esiste poco come patologia, e cominceranno poi a settembre negativa. Cosa possiamo fare? Questo sempre per evitare la concentrazione dei parti estive. Ce lo dirà Flamenbaum cosa fare. Io vi do soltanto alcuni suggerimenti. Allora, primo suggerimento. D'estate, quando fa caldo, c'è un'alterazione del comportamento estrale. Cioè le vacche ci vanno in calore, o meglio ciclano, solo che non ce lo fanno vedere. O meglio, magari te lo fanno vedere quando uno giustamente è a dormire, la notte, e non credo che uno stia la notte a guardare i calori. Per cui
se uno lo vuol risolvere ci sono gli strumenti, ci sono i podometri, c'è sporcare col colore la base della coda, c'è il Camar, c'è l'off sync, quello che vi pare, cioè tutto ciò che aiuta il pensionato che la notte non dorme. Ci sono tanti sistemi di rilevazione del calore estivi che purtroppo si concentrano nelle ore fresche, perché che vanno messi in atto, perché questo è come una mollichina, è come un soldino nel salvadanaio: più calori recupero e più eviterò, diciamo, la concentrazione dei parti in estate. Altro aspetto che vi sembrerà stupido quello che sto dicendo, ma lo è sicuramente, è che purtroppo bisogna fare, e ve lo consiglio proprio veramente da fratello maggiore, non diamo per scontato che chi fa, no, ripa, faccio parte anche del blocco melatonina come il professor Sciorci, e non diamo per scontato che in allevamento si fecondano le vacche al tempo giusto. Nel momento in cui si va dentro a gamba tesa la sindrome della subfertilità, sicuramente gli estrogeni, il progesterone, l'IGF, per l'amor di Dio, ma cominciamo a dire, ma i calori li becco? Ma quando l'ho beccati, le fecondo giuste? O troppo presto o troppo tardi? Perché questo io lo rilevo empiricamente, e vi ricordate, ne parlammo tanti anni fa, ci sconvolse a tutti Pascal Oltenagu, teriogenologi, anni 90, un articolo che quando l'abbiamo visto, mamma mia, ecco qui ci cambia la vita, c'era scritto, bisogna fecondare sulle vacche in calore. E abbiamo pensato, abbiamo perso Oltenagu, è andato con la testa, perché uno scrive una cosa del genere, teriogenologi. Però poi leggendo i dati ci ha dimostrato che molte vacche che vengono fecondate non sono in calore, perché o è troppo presto o è troppo presto, come i parti. E quindi va fatta una revisione, tasso di rilevazione del calore, giusto momento di fecondazione. Vabbè. Punto 2, ne parlerà Flamenbaum, morte embrionale precoce, anche se le abbiamo beccati i calori, le abbiamo fecondate giuste, gli embrioni, voi sapete, nei primissimi giorni dopo il concepimento mal tollerano l'innalzamento della temperatura corporea nei primissimi giorni, le facciamo alla griglia, e per questo poi i sistemi di raffrescamento dell'animale piuttosto che di raffreddamento dell'aria e dell'ambiente dove vivono gli animali, perché è l'ipertermia della madre. Tant'è vero che alcuni colleghi, diciamo, hanno tentato, dati non ne ho ancora da poter far vedere, i trapianti embrionali d'estate, in modo tale da superare quella fase in cui l'embrione non produce la proteina dello shock termico che gli permette di resistere allo shock termico. Guardate qui, questa è una vecchia diapositiva che mi dite Israel negli anni 90, che io conservo gelosamente, semplicemente considerando che siamo in Puglia, quindi molto accesso esterno, e ben venga, di quanto fa semplicemente l'ombra sull'LH rispetto a chissà che. Semplicemente l'ombra, e l'ombra si realizza con 70 centesimi al metro quadrato delle reti ombreggianti, quindi 1000 metri quadrati di ombra con una rete ci vogliono 700 euro, più filo, più la manodopera, che tanto non si conta mai, ma vuol dire con poco si fa molto, diciamo, in termini di ombreggiamento, sempre finalizzato non tanto al benessere degli animali, che è auspicabile, quanto al resto. Terzo punto, scarsa qualità dei follicoli e degli ovociti. Questa cosa qui non abbiamo il tempo di parlarne, però tenete sempre presente che se io voglio avere una gravidanza su una vacca a settembre, e quindi comincio a non avere scuse, non ve lo devo stare a dire a voi, ovviamente, visto il contesto, quel follicolo lì era nello stadio infantile quando la vacca era in asciutta in pieno caldo. Quindi la gestione dell'asciutta ha anche una finalità diretta di aumentare la qualità del follicolo e dell'ovocita, quando arriverà il periodo volontario d'attesa di fine estate. Punto 4. Anche nella gestione della sindrome della subfertilità c'è la lotta alle malattie metaboliche, la ridotta ingestione d'estate e l'immunodepressione del periparto. Ok, questo lo saltiamo perché non ci siamo con i tempi, ma non è importanza e non gira più.
La nutrizione. La nutrizione è la cosa più semplice d'estate. Adottare le razioni estive. Le razioni estive sono molto diverse dalla razione invernale, per quei motivi che abbiamo detto. Evitare l'acidosi, non fare gli accanimenti nutrizionali, combattere il calo di ingestione estiva, evitare i cali di proteine d'estate perché si alza l'urea. L'urea si alza fisiologicamente nei mesi estivi, non perché c'è un eccesso proteico, ma per l'acidosi ruminale. Aumentare eventualmente i tamponi, utilizzare additivi di comprovata efficacia, ce ne sono tanti, diciamo, oggi conosciuti per questa situazione. Quindi, arriviamo alla concretezza. Buon lavoro a tutti. Che cosa significa questo? Il consiglio che vi posso dare. E nell'ora che abbiamo potuto fare una rassegna veloce soltanto i temi, abbiamo sfogliato soltanto l'indice di questo libro. Chi vuole, il professor Sciorci era, diciamo, preoccupato, ci stanno in tanti, ci sono pochi, a me non interessa quanta gente c'è in un convegno, tanto viene sempre chi sente un problema. Gli allevatori veterinari che partecipano agli eventi sono quelli che sentono avere i problemi, quelli che vanno bene, inutile star a perdere tempo oggi, c'è da fare tante cose in azienda, no? Questo è normale che ci sia. Quindi, per chi vuole affrontare l'argomento, il consiglio che vi do, primo guardare il dato, poi Israele ci darà il metodo per misurare anche in allevamento produzione in primavera, produzione in autunno, a parità di giorni. Quant'è il differenziale? E poi lo fate in euro o in yen o in dollari, come vi pare. Detto questo, si prende e si spacchetta il problema. È una sindrome plurifattoriale, un approccio olistica, e si spacchetta. Per ogni cosa si fa una misura di controllo, si fa un programma di lavoro condiviso, perché in teoria quello che si potrebbe fare e non è mai uguale a quello che si può realmente fare in un allevamento. Però ci sono delle cose che con la buona volontà si fanno. Ci sono stalle nel Cremonese dove la situazione è ovviamente molto più grave di qui, perché con l'umidità è terrificante la situazione, e stalle che hanno fatto i 2 ettari di sacrificare 2 ettari e andranno al pascolo, no, al pascolo, all'esterno. Tutt'al più gli metti al volo una rete ombreggiante, sono spese irrisorie se uno fa 2 conti di quanto è il danno economico, non in estate, in autunno e in inverno. Voi guardate quest'anno, il latte si è ripreso a fine dicembre, a parità di giorni di lattazione. Poi si spacchetta, ci si fa l'incontro col vostro veterinario aziendale per dire, bene, cosa possiamo fare per avere i tassi di concepimento anche nei mesi estivi? Intensifichiamo la rilevazione, compriamo i podometri, compriamo il camar, ci mettiamo i gessetti, ci sono dei sistemi di rilevazione. Prendo il famoso pensionato insonne la notte, ce ne sono, ma non sto scherzando, ci sono dei mega allevamenti che hanno risolto così, stalle di 1000 vacche, prendi il pensionato che si fa il giretto la notte, quello non se lo guadagna, straguadagna, altro che pensione, la restituisce all'INPS per quello che guadagna uno così, no? Per cui si mette lì e fate un piano di lavoro. Le cellule somatiche, non si deve arrivare al picco dei mesi estivi, bisogna affrontarlo. Le cellule somatiche non è una iattura, le cellule somatiche si affrontano, è l'espressione di una patologia. Le cellule non si abbassano in una stalla, si curano le mastiti. Non ci sono additivi che abbassano le cellule somatiche. Ci sono delle misure di prevenzione di una malattia infettiva che si chiama mastite. E quindi fate un programma di lavoro. Certo è che arrivate lunghi. Adesso facciamo il coffee break. Cerchiamo di farlo breve qui al bar. Quindi di questo coffee break ringraziamo gli sponsor, che non ho ringraziato perché questi eventi se non ci sono i sponsor si fanno. Quindi li ringrazio, diciamo, in ordine alfabetico, quindi non fa torto a nessuno. Ringrazio Arienti per la sensibilità che ha mostrato in questi eventi, perché questo è il terzo che noi facciamo. Ringrazio Duregger, che è un'azienda di additivi, di integratori piemontese, diciamo. Ringrazio la Zoetis, Francesco, che è sempre un'azienda, diciamo, molto sensibile a sponsorizzare la cultura, quindi non solo i pranzi e le cene, che siamo tutti a dieta, ma i momenti culturali. E quindi ci prendiamo rapidamente un caffè qui al bar, riprendiamo fra un quarto d'ora e poi così ci godiamo Flamenbaum, che ci dà proprio la concretezza.